Martedì 15 giugno, qui Svegliati Avvocatura e stiamo per partire. Siamo in diretta, sulla radio dell'Avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyouslow.it. Martedì 15 giugno 2021 e sono le 9. Qui Svegliati Avvocatura di Uslow Web Radio. In questo momento io, Milena Miranda, dagli studi virtuali di Napoli, e come sempre in regia ci sopporta e ci supporta Ornella Sala, ma con me c'è anche Massimiliano Bortolotto. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno, ciao Milena, ciao anche a te Ornella, è da un bel po' che non registravamo tutti insieme, sono molto contento di essere tornato e faccio anche un grande saluto a tutti gli ascoltatori che ci sono oggi e gli faccio un buon martedì. Bravo, bravissimo, oltretutto Massimiliano, voi che siete, bianchi? Oh, io ho perso il conto, noi siamo ancora gialli, proprio tutto. Non si può fare, benché abbiamo il nostro meraviglioso presidente di regione che della serie Faso Tutto Mi, insomma, ha deciso di non fare questo mix di vaccini. Massimiliano, ma tu ti sei vaccinato a proposito? Io sabato. Perfetto, tutto a posto? Sì, non so cosa mi toccherà, però qualunque cosa. Vabbè, va bene. Ma penso Pfizer, non credo. Sì, che... penso anch'io, però non si può sapere in anticipo. Tu sei guaglione, come si dice a Napoli, sei guaglione. E da dove iniziamo oggi? Allora, oggi iniziamo con un'intervista di Pierluigi Serra all'avvocato Alberto Filippini del Polo di Cagliari, che ci parlerà proprio del nuovo esame di avvocato e ci parlerà dei suoi pregi e dei suoi difetti, se ce ne sono e quanti ce ne sono. Poi invece ci sarà un'intervista di Pino Gallo all'avvocato Fabrizio Sigillò e ci parlerà della sentenza del Tribunale di Catanzaro sul phishing bancario e dell'irrilevanza probatoria di documenti non conformi ai principi del CAD. Io direi di partire subito. Massimiliano, con che cosa partiamo? Assolutamente, direi con l'avvocato Filippini. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Buongiorno, bentornato nella radio dell'avvocatura al collega del foro di Cagliari Alberto Filippini. Ciao Alberto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Alberto, come tanti dei nostri affezionati ascoltatori che ci seguono da tanto sanno, sei il responsabile corsi esami avvocato presso ABC Lex e con te voglio fare un po' un report di quello che è la sessione esami di abilitazione alla professione forense di quest'anno. Sappiamo tutti che le modalità sono cambiate, sono completamente rivoluzionate. Io ti voglio chiedere innanzitutto com'è andata la preparazione dei ragazzi in così poco tempo e poi raccontami anche quali sono i feedback dei tuoi studenti degli esami in corso. Sì, dunque, intanto bisogna dare atto di una cosa. L'esame da dicembre si stava rinviando stancamente senza una data precisa. Quando poi obiettivamente c'è stato un avvicendamento ministeriale, si è deciso di trovare una soluzione a questo esame, cioè trovare una soluzione per far sostenere l'esame che si sarebbe dovuto sostenere a dicembre 2020 prima della sessione del dicembre 2021. Quindi fare in modo che tanti ragazzi, parliamo di 22-23 mila giovani, non dovessero perdere definitivamente un anno, ma potessero comunque sostenere l'esame di avvocato. È chiaro che la soluzione che è stata ideata, che consiste in questo doppio orale, in cui il primo orale, la prima prova orale va a sostituire le prove scritte tradizionali, è chiaro che questa nuova modalità dell'esame
potesse avere anche delle incognite e comunque delle criticità. Io devo dare atto del fatto che in ogni caso si è cercato di trovare una soluzione di compromesso, cioè che non fosse un liberi tutti, ovvero quindi tutti promossi all'orale, ma forse non consentisse di sostenere le prove scritte, perché ancora non siamo nelle condizioni pandemiche per sostenere grandi adunate per le prove scritte. E si è, coi tempi del ministero, si è fatto un mezzo miracolo, perché si è cercato di organizzare delle modalità nuove in pochissimo tempo, sostanzialmente in meno di un mese. Quindi di questo bisogna dare atto. Sono state fatte delle valutazioni, come quella per esempio di aumentare il numero delle commissioni. Sono stati diminuiti i commissari previsti per ogni commissione da 5 a 3 e sono state moltiplicate le commissioni, dislocate in tutto il territorio nazionale. Questo ha consentito e consentirà di svolgere questa prima prova orale in tempi più rapidi del solito. In che cosa consiste la prima prova orale? Ogni candidato al momento dell'iscrizione all'esame sceglie una materia fra penale, civile e amministrativo. A quel punto, quando si trova a sostenere l'esame, sulla base del calendario che viene prefissato, si troverà il candidato in presenza presso il proprio foro, quindi il foro di appartenenza. A fianco a lui c'è solo il cancelliere. E la commissione che lo interroga è collegata da remoto ed è la commissione che tradizionalmente avrebbe dovuto correggere gli scritti. Questo è lo schema. Come avviene? Al candidato viene chiesto, al momento in cui si siede davanti alla commissione, di scegliere, relativamente alla materia che lui sta portando, ipotizziamo diritto penale, di scegliere un quesito tra tre buste chiuse. Busta 1, busta 2, busta 3. Lui sceglie una di quelle e il presidente della commissione gli detta la traccia, il quesito. Dal momento in cui finisce la dettatura, partono 30 minuti nei quali il candidato lavorerà in solitaria e con i codici sia commentati che non commentati, e dovrà sostanzialmente trovare una soluzione al quesito che gli viene proposto, che presenta delle connotazioni sia sostanziali sia procedurali, e prepararsi quanto più possibile a esporre la propria soluzione al termine della mezz'ora, avendo un'altra mezz'ora a disposizione per esporre la sua soluzione e eventualmente rispondere alle domande della commissione. Quindi questa è la modalità dell'esame. Sì, senti, per Sì. quello che ti raccontano i tuoi studenti, dopo Ma essersi sì. preparati in maniera totalmente diversa, come sta andando? Sta funzionando? Ma dunque, io credo di avere una visuale abbastanza privilegiata dell'argomento, perché comunque, insomma, occupandomi da così tanti anni della preparazione per l'esame di avvocato con ABC Lex, ho un po' il polso della situazione. Io ammiro tantissimo i ragazzi, tutti i candidati che si sono rimessi in gioco in così poco tempo, preparandosi per delle nuove modalità di esame totalmente diverse da quelle per le quali si erano preparati fino ad aprile, che consistevano sostanzialmente nel prepararsi a scrivere dei pareri e degli atti. Quindi io ammiro davvero, credo che la forza dell'Italia e della professione forense sia nei giovani, e quindi che veramente si debbano spendere delle parole di encomio per tutti i candidati all'esame. Detto questo, io nel mio piccolo, con i miei corsi, ho fatto tante anche dirette su Facebook, su Instagram, per cercare anche di venire incontro a chi magari non aveva la possibilità economica di seguire proprio un corso. Con i ragazzi abbiamo lavorato su quello che io chiamo il metodo dei binari, che è un metodo brevettato ABC Lex, che consiste semplicemente nel prepararsi una serie di binari argomentativi
da poter utilizzare a seconda del quesito, quindi andare veramente molto veloci perché è chiaro che mezz'ora sia pochissima e Certo. quindi devi arrivare già con degli argomenti preparati. Ah. E i riscontri sono obiettivamente, incrociando le dita per tutti quelli che ancora lo devono dare, sono molto 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 positivi, perché è un metodo che consente ai ragazzi di esporre un ragionamento, di essere brillanti davanti alla commissione, quindi insomma c'è da essere contenti, ma io soprattutto sono molto molto contento per l'impegno che tutti i ragazzi, anche quelli che non seguono i miei corsi, stanno mettendo. E se mi è permesso, vorrei spendere anche delle parole di encomio per le commissioni, perché si sono trovate a dover svolgere un lavoro veramente molto molto superiore al solito. Perché oltre al dover interrogare, oltre quindi al dover valutare, si sono trovati anche loro nella necessità, come chiesto dal Ministero, di predisporre delle tracce, dei quesiti in pochissimo tempo. Quindi Certo. le commissioni in tutta Italia hanno dovuto elaborare 22-23 mila quesiti in pochissimo tempo. Io E passo la immagino che vita a sono scrivere quesiti tracce. diversi, da quelle che erano prima le tracce, perché devono avere una soluzione in mezz'ora. Diciamo tendenzialmente di sì, poi in alcuni casi magari mi dicono che pigramente qualche commissione abbia adottato tracce precedenti, Ah, quindi di quelle da copiando. svolgere in 7 ore, no, elaborato, insomma, però sono sicuramente convinto che a fronte di una traccia che in precedenza veniva svolta in 7 ore e presentarla a uno che deve svolgerla in mezz'ora, io sono sicuro che le commissioni in quel caso abbiano tenuto conto della capacità argomentativa e di ragionamento più che del raggiungimento integrale di una soluzione. Ecco, di Speriamo. questo ne sono certo, ne sono certo. Speriamo. Senti, veniamo un po' invece all'argomento scottante, senza far riferimento a la commissione specifica, abbiamo saputo che ci sono stati dei problemi. Viene raccontato, insomma, di un audio di una commissione in cui è stato detto, insomma, che il numero dei promossi doveva rispettare una certa percentuale. Ora, vorrei evitare, visto che tu ti occupi della questione da tantissimo tempo, cioè non di questa questione, dell'esame, però questa leggenda delle percentuali gira veramente da tantissimo tempo, 10-15 anni. Sì. Qual è il tuo commento? Ne hai scritto anche un post tu, in cui dici Beh, che in Italia succede il merito. diciamo che questo, io ho scritto un post in maniera anche molto malinconica, se vogliamo, perché purtroppo non c'è giorno nel quale non venga dal telegiornale o dai giornali data comunicazione di questo o quel concorso truccato, favoritismi, preferenze, clientele, correnti e altro, a tutti i livelli. E questo ovviamente è una grande criticità dell'Italia, perché così si uccide obiettivamente il merito, si uccide il ricambio, l'ascensore sociale, insomma, si uccide tutto quello che invece in altri paesi costituisce la linfa per far migliorare lo Stato e il benessere di tutti. Quindi questo era il senso del mio post. A questo si aggiungeva che in questi giorni mi sono sentito toccato nel vivo. Perché passi per concorsi pubblici nei quali poi se vinci entri in posizioni apicali e molto molto ben remunerate. Ma un esame di avvocato che quando poi tu lo superi null'altro ti dà se non la sicurezza di dover passare, di pagare la cassa forense e di dover entrare in un ginepraio di norme e difficoltà applicative. Ecco, non riesco a capire il senso di commissioni che si autolimitino, decidano quindi preventivamente quante persone far superare l'esame e quante persone a priori non far superare l'esame. Io devo dire la verità che ho sempre avuto molta serenità su queste leggende metropolitane, anche perché
brutto che lo dica io, però insomma, penso che tanti miei corsisti lo possano confermare. Avendo delle percentuali di superamento dell'esame con i miei corsisti abbastanza molto superiori rispetto alle medie, ho sempre pensato che appunto se ti applichi, studi, ti prepari adeguatamente con metodo, poi comunque riesci a superare l'esame. Ecco, quindi partivo da questo presupposto. Il fatto che è capitato in questi giorni, che sembrerebbe essere capitato, è legato alle modalità dell'esame di cui parlavo prima, cioè il candidato è collegato da remoto, cioè, o meglio, il candidato è in sede. E la commissione che lo interroga è collegata da remoto. Parrebbe che mentre è all'esame possono assistere, sempre collegate da remoto, fino a 40 persone che ne facciano richiesta. Ecco, poi Tutte così queste si 40, spiega anche sì, come potrebbero esatto. eventualmente essere andati i fatti. Esatto, però bisogna dire una cosa su questo, che per espressa previsione normativa, chi si collega come pubblico deve obbligatoriamente tenere microfono e telecamera spenti ed è fatto assolutamente divieto di registrare l'esame. Quindi c'è una proibizione totale di registrare l'esame. Cosa sembrerebbe essere accaduto? Ripeto, sembrerebbe è anche troppo sicuro, perché comunque parliamo di ipotesi, di voci che sono circolate, che sono state pubblicate anche su vari giornali e che parrebbe, anche in questo caso, abbiano dato la spinta al Ministero per disporre un'ispezione. Per verificare cosa sia accaduto. Sembrerebbe che mentre il candidato lavorava, quindi nella prima mezz'ora alla soluzione del quesito, i tre commissari parlassero tra di loro senza accorgersi che il microfono era attaccato, era ancora attaccato. E abbiano sostanzialmente, uno dei commissari abbia affermato che d'altronde era impossibile, dice mica possiamo promuoverli tutti. E si autoproponevano di formulare delle domande insidiose apposta per non far superare l'esame. Questo è quello che sembrerebbe essere accaduto. E sembrerebbe, qui siamo proprio nel vago, sembrerebbe che qualcuno, nonostante i divieti, stesse registrando l'esame. Sì. Che poi E non si sa, insomma, perché sì. poi di quest'audio si vocifera, però potrebbe anche essere Sì. accaduto che chi ha dato la notizia ha semplicemente ricevuto la notizia scritta, cioè la trasposizione di quello che era accaduto. Certo, io sì, penso di sì. Penso anche che se ci fosse stato l'audio, magari in forma anonima, comunque, quindi senza dire chi illecitamente abbia registrato, comunque sarebbe uscito. Debbo però riscontrare che a fronte di tutto questo caos che è emerso, è stato pubblicato, ripeto, in vari giornali, uscito sui social, le difese siano state composte da mezze ammissioni, nel senso sì, però le parole sono state travisate. Ah, Sai, ecco. un conto è quando si dice ma cosa state dicendo? Assolutamente non è successo niente. Un Certo. altro è sì, ma non avete capito il senso. Questo già inquadra che forse qualche parola è stata detta, ecco. Poi tutto da verificare, tutto da dire. Io credo di trarne una conseguenza da questo. Voglio essere propositivo soprattutto per rispetto dei candidati e di tutte le altre commissioni che stanno lavorando duramente. Questo non è il momento del disfattismo o del vittimismo da dire ce l'hanno tutti con noi perché siamo piccoli e non contiamo niente. Non è questo lo spirito giusto con il quale andare avanti adesso. Questi sono fatti che potranno eventualmente essere valutati, riscontrati e accertati nelle sedi più opportune, ma non devono distogliere i ragazzi che stanno dando l'esame dal
continuare a prepararsi come hanno fatto e andare a sostenere nel modo migliore la loro prova d'esame. Poi è chiaro che tutto il resto, che dovesse succedere, ricadrà sulla coscienza delle commissioni e delle singole persone che eventualmente truccano in qualche modo il gioco. È un po', parlando tra avvocati, è un po' quello che succede nel corso di un processo, di un penale o civile o di qualsiasi altra materia. Noi abbiamo l'obbligo di prepararci al meglio e di esporre al meglio le ragioni della nostra parte. Se poi le decisioni che arrivano dovessero essere viziate da cose che è meglio non sapere, questo ricadrà sulla coscienza di chi adotta quelle decisioni, ma non dovremmo essere noi a dire: ah no, siccome ci sono alcune decisioni che Certo. magari non sono del tutto limpide, allora noi non ci impegniamo più perché è tutto truccato. No, questo non è assolutamente lo spirito giusto. Bene, concordo molto con te, anche perché poi come tu scrivi e come tu dici sempre, è giusto, invitare e sostenere i giovani, a studiare e migliorarsi in modo da migliorare poi l'Italia, visto che sono loro il nostro futuro. Alberto, Certo, ti sì. ringrazio molto per questa bella, insomma, interessantissima riflessione, che consente anche noi avvocati che ci siamo dimenticati dell'esame di ritornare un po' giovani e comunque immedesimarci in quello che stanno vivendo i nostri giovanissimi colleghi. Ti ringrazio, buon lavoro e a Grazie, risentirci grazie a te, presto. grazie a tutti. A presto, Ciao. arrivederci. Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. E dopo l'avvocato Alberto Filippini, che appunto abbiamo sentito intervistato da Pierluigi Serra proprio sul nuovo esame di avvocato, che è tra luci ed ombre, peraltro insomma non si capisce se è proprio nuovo questo esame di avvocato, sicuramente è una nuova modalità. Abbiamo l'intervista curata in questo caso da Pino Gallo all'avvocato Fabrizio Sigillò del Tribunale di Catanzaro proprio sul phishing bancario e la sentenza che ha considerato l'irrilevanza probatoria dei documenti non conformi ai principi del CAD. Ascoltiamo. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Buon pomeriggio ad un caro amico della nostra radio, Fabrizio Sigillò. Buon pomeriggio, Fabrizio. Buon pomeriggio Pino, saluto te e naturalmente tutti i colleghi, gran parte saranno avvocati, coloro che seguono Uslow Web Radio, e grazie per il coinvolgimento. È graditissimo, anche perché adesso andiamo a commentare, io la definisco così, ce la siamo un po' chiacchierata dietro le quinte, una sentenza, come dire, saporita, saporita perché ci offre tanti spunti da commentare. Il Tribunale di Catanzaro ha deciso su una controversia, insomma, sta diventando anche abbastanza all'ordine del giorno, no? Stiamo parlando del cosiddetto fenomeno del phishing bancario, operazioni fraudolente con appropriazioni di dati. In questo caso, che cosa è accaduto, Fabrizio? Giustamente hai detto bene tu, si tratta di una questione apparentemente ordinaria, ormai tristemente ordinaria, la vicenda di phishing, quindi acquisizione illecita dei dati di accesso ai servizi bancari, telematici e quindi il successivo loro utilizzo altrettanto illecito. In questo caso un'azienda locale calabrese aveva ricevuto un messaggio di posta elettronica che perveniva da un suo cliente, peraltro, in cui c'era il solito classico invito a visionare il documento allegato. Il click sul documento ha evidentemente scatenato il virus malevolo e che ovviamente, come tipico del phishing, è rimasto trasparente all'occhio del cliente. E che si accorge di tutto successivamente, quando cioè accede al sito dell'istituto di credito viene richiesto un aggiornamento della password che si Nella è registrata. sostanza, Fabrizio, è accaduto che a insaputa del titolare dell'azienda
in questo caso titolare del conto corrente, sia stata operata, come dire, un prelievo forzoso, un'operazione bancaria. Appunto, questo, sostanzialmente lui non se ne accorge quando se ne accorge, quando successivamente chiede un bonifico lui stesso, poche lire, però un bonifico bancario, e il bonifico gli viene rifiutato con mancanza del saldo attivo. Perché effettivamente l'intero conto corrente era stato svuotato. Accidenti. Si trattava di un conto corrente peraltro di passaggio che lui utilizzava, cioè sia per pagare il mutuo della banca, e la banca stessa tramite RIT che riscuoteva quindi mensilmente il rateo di mutuo, e sia per piccole operazioni. Senti Fabrizio, allora, una volta accortosi di questo, diciamo, di questo prelievo non autorizzato con un bonifico bancario, tra l'altro disposto in favore di un non meglio precisato soggetto collocato in altro paese dell'Unione, come vi muovete? Guarda, intanto ecco, lo anticipo, ma poi questo lo richiama anche lo stesso tribunale. L'anomalia di tutta la procedura, cioè il pagamento viene effettuato mediante bonifico urgente, bonifico all'estero e bonifico nei confronti di tal Evridis, ricordo il cognome di questo Evridis, sedicente Evridis, che è opera beneficiato dal bonifico. E come agisce l'azienda? Ma innanzitutto la banca, proprio materialmente, si presenta alla banca, rappresenta questa quanto accaduto e riceve immediatamente una risposta negativa. È impossibile perché ci sono sistemi di sicurezza che impediscono l'operazione da parte di terzi, questo proprio verbalmente. E così immediatamente, uscito cioè dal tipo di credito, lo stesso rappresentante dell'azienda si reca alla polizia per sporgere denuncia. Diciamo che la questione era relativa anche al cosiddetto servizio di home banking, no? Quello strutturato su triple o doppie chiavi di accesso. Questo rappresenterà poi sostanzialmente l'opposizione della banca. Banca che viene prima invitata informalmente al ristoro, successivamente viene attivata la procedura di mediazione civile e dunque, non essendosi neanche presentati alla prima delle riunioni, alla preliminare, da seguito all'azione giudiziale. Quindi l'azione proposta davanti al tribunale è sostanzialmente questa, e la difesa della banca è principalmente quella, che direi anche ovvia, perché ovviamente saprei, ho esaminato la giurisprudenza in merito, e la risposta è sostanzialmente questa. Non potevamo fare di meglio nella sostanza. Ma sì, non solo, diceva anche, e questo è un dato che ritengo già interessante, anche se si allinea alla scelta di molti altri tribunali, la banca dice noi abbiamo il sistema SMS Alert che ti avvisa di ogni procedura, tu quella non l'hai attivato. Questo profilo è uno dei primi punti su cui esatto. La sentenza si sofferma. Dice non sono io a doverlo attivare, io cliente, ma sei tu banca di default a doverlo attivare. Poi io lo posso disattivare, ma l'attivazione deve essere messa di default. E qui si innesta un altro principio di questa sentenza che abbiamo definito saporita, il grado di diligenza richiesto all'operatore professionale, in questo caso l'accordo. Non si distacca molto, anzi aderisce completamente ai precedenti di merito e di legittimità anche il Tribunale di Catanzaro. Ed è d'altra parte logico che sia così, perché gli unici orientamenti avversi a questi di merito e di legittimità sono dell'ABF, che però ovviamente non fa giurisprudenza, inutile dirlo, e quindi sostanzialmente si pone molte volte dalla parte della banca più del cliente, diversamente da quanto invece i tribunali dicono. E dicono la tua banca è un'attività specialistica particolare che richiede non solo un'attenzione particolare, ma questo effetto si manifesta anche in sede processuale, con l'inversione dell'ora della prova. Quindi basta che il cliente manifesti, rappresenti l'accaduto e che spieghi le ragioni, le spieghi il fondamento del tuo diritto, al tempo stesso tu mi dovrai dimostrare la responsabilità oggettiva. E quindi responsabilità contrattuale proprio piena. Quindi con... Mi dovrai dimostrare tu che di aver fatto tutto il possibile. Benissimo. L'altro principio, così, una sentenza che poi
potremmo anche mettere a disposizione, ovviamente oscurando tutti i dati sensibili dei nostri amici in ascolto, l'altro passaggio interessante, che ribadisce ovviamente principi abbastanza noti, è quello relativo al richiamo di alcune nozioni proprie del codice dell'amministrazione digitale, sulla irrilevanza probatoria di alcuni documenti prodotti dalla banca a propria discolpa, in sostanza. Ecco, direi fino che questa in effetti è la parte nuova di una sentenza. Ti dicevo in precedenza, io ho seguito, ovviamente ho effettuato le ricerche giurisprudenziali in materia, ed è raro, a dire il vero, che ci si interessi anche dell'aspetto di informatica giuridica vero e proprio. La dottoressa Wanda Romanò, è l'estensore della sentenza di cui stiamo parlando, ci spinge in questa indagine e recepisce i dati che effettivamente tu dici già noti e ben noti sul valore probatorio del documento. Che cosa cioè accade? La banca aveva depositato, a prova della regolarità dell'operazione, aveva depositato due documenti. Uno era il log di lavorazione, quindi che rappresentava tutto il passaggio dell'operazione bancaria dal momento della richiesta fino al momento della riscossione. E poi l'evidenza di bonifico. Come l'aveva però prodotti? Il primo era la parte stampata, scansionata ed allegata al processo telematico. La seconda era in definitiva solo una fotografia di uno schermo in cui c'era per l'appunto riproposta che Tizio ha fatto il bonifico nei confronti di Caio in data X alle ore X per dire X, per euro X. Questo era il concetto. In questo senso il tribunale è molto attento e quindi rileva che la valenza probatoria di un documento informatico è tale se il documento informatico resta. Nel momento in cui me lo stampi, nel momento in cui me lo fotografi, quello perde la natura di documento informatico. Posso, come sai bene, posso valutarlo discrezionalmente, ma discrezionalmente, così dice sostanzialmente il giudice, a me non dice niente. Processualmente non ha nessuna rilevanza perché preclude anche il contraddittorio, cioè io non posso contraddire sulla valenza informatica di quel documento, solo una stampa che non serve a molto. Ecco. Dunque, Fabrizio, in virtù dei principi che sommariamente abbiamo richiamato, la banca quindi è stata affermata la responsabilità della banca, costretta anche al risarcimento di questa importante anche, bisogna dirlo, per un operatore commerciale, soprattutto in questo periodo. L'altra domanda, curiosità, visto che abbiamo a che fare con uno dei maggiori esperti in informatica giuridica, è quello, consentimi, relativo alla liquidazione delle competenze al professionista, in questo caso all'avvocato Fabrizio Sigillò, perché la causa riguardava proprio una tua assistita, perché immagino che nella redazione degli atti tu abbia fatto ricorso a tutte quelle tecniche per le quali, mi riferisco ai richiami ipertestuali, per i quali recentemente anche i parametri e le tariffe forensi sono state aggiornate, no? Guarda Pino, in piena sincerità ti confesso che la liquidazione, non potrei lamentarmi dell'entità della liquidazione del compenso, sebbene la nota specifica elaborata sulla base delle tabelle a noi noti avvocati avrebbe portato ad un importo sicuramente maggiore. La cosa che avevo chiesto e che invece per la quarta volta non riscontro nella decisione finale è il fatto che effettivamente tutta la causa, cioè sin dalla notifica, l'atto era stato, tutto il giudizio, era stato realizzato in maniera digitale, con modalità digitale. La notifica è stata eseguita a mezzo PEC, l'iscrizione al ruolo ovviamente, anche per via telematica, le memorie 183 depositate telematicamente e tanto l'atto quanto le memorie 183, quanto la conclusionale 190 e le repliche erano assistite dai collegamenti ipertestuali, che in linea di principio dovrebbe comportare obbligatoriamente un incremento del compenso dell'avvocato. Del 30%, ricordiamolo. Ecco, sì, sperarci diventa
diventa ormai sempre più probabile, perché personalmente è la terza o la quarta volta, ecco, che ci provo in questo senso, un paio di volte in appello, questo è il tribunale, insomma sono più volte che io ci provo, in qualche modo prendo lo sto 30%, ma in effetti ancora non è recepito, sebbene a norma di legge, non sto ad insegnarla, a ricordarla a nessuno, ma a norma di legge sarebbe obbligatorio. Certo, assolutamente sì. È stato, a dire il vero, sul punto c'è anche una giurisprudenza minoritaria, dice deve essere tutta la causa interamente seguita in modalità telematiche e non un singolo atto o più atti, ma l'intera causa. E questo era appunto il caso di cui stiamo parlando. La causa era iniziata e si chiude digitalmente, tant'è vero che ho richiesto anche, beneficiando degli ultimi aggiornamenti normativi, ho beneficiato della richiesta di formula esecutiva, ovviamente anche quelle non fatte telematicamente. Anche quella gratuita, immagino. grazie a te. Allora, in quella c'erano state delle riserve delle cancellerie con la dovutezza dei pagamenti dei diritti di cancelleria, certo. Che il Ministero di Giustizia, grazie a Dio, ha stigmatizzato e quindi non ci fa pagare bontà loro. Bene, Fabrizio, noi siamo stati, anzi io sono stato particolarmente felice e contento di risentirti, e così abbiamo, immagino e credo, dato qualche informazione importante ai nostri amici e colleghi in ascolto, e allora io ti ringrazio, spero di averti ancora, insomma, in radio qui con noi. Grazie Pino, io permettimi soltanto, ecco, di richiamare l'attenzione dei colleghi che molte volte ovviamente sono disinteressati alla parte informatica del processo, che ormai è una parte del processo. Ecco, quel punto che abbiamo più volte richiamato nella nostra gradevole discussione è innovativo in qualche modo, quindi che si tenga presente il documento informatico, nasce e muore informatico, come cerco di spiegare sempre io quando si tratta di parlare di questa materia. E in questo caso il Tribunale di Catanzaro è stato attento a attuare materialmente questo principio, che d'altra parte è di regola nel codice dell'amministrazione digitale. Assolutamente concordo con te, grazie ancora, ci risentiamo presto. Grazie Pino, buona giornata, arrivederci. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Ed eccoci di nuovo qui, io faccio i saluti da parte mia sia in regia Dornella sia alla mia, diciamo, posso chiamarti compagna di registrazione Milena. Ma sì, assolutamente allora... sì. Allora, siamo, come si dice, ormai siamo tutta una redazione, poi qualcuno non vuole usare più questi termini. Compagni, amici, congiunti, adesso si usa. Noi in realtà ci siamo non congiunti, perché in realtà abbiamo questa cosa della radio che andiamo online e ognuno sta su una città differente di tutta Italia, però insomma possiamo ritenerci assolutamente compagni nel senso più pieno del termine, esatto, no? Esatto, perché comunque quando si collabora e si lavora insieme, effettivamente, è così. Esatto, niente, allora io volevo fare un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato questa mattina e un buon augurio di continuazione di questo martedì e ti lascio, a te la parola. E io saluto a tutti, saluto te Massimiliano, saluto Ornella Sala che... devo dire la verità, senza la quale probabilmente non riusciremmo a registrare quasi nulla, e saluto le ascoltatrici e i radioascoltatori con una frase brevissima in questo caso: solo se può rendermi migliore, altrimenti mi basto. E svegliati avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.